L'osservatorio e i suoi membri, che sono la summa delle intelligenze che politicamente e istituzionalmente operano sull'argomento del lavoro, pongono un quesito. Ma in effetti questo credito alle imprese che doveva essere spalmato dai fondi della Banca Centrale Europea, perché non vengono effettivamente demandati alle nostre imprese in sofferenza? Pubblicato dall'Osservatorio del Lavoro del Comune di Napoli, il dossier Lavoro e Occupazione a Napoli e nel Mezzogiorno, che fornisce un quadro della situazione occupazionale al Sud analizzato da più punti di vista. Non solo attraverso i dati statistici, che raccontano a livello nazionale una progressiva erosione dell'occupazione a tempo pieno, con oltre 400.000 posti perduti nel secondo semestre 2012, ma anche attraverso elementi importanti e generalmente meno dibattuti, come la sicurezza, le discriminazioni sul lavoro, l'immigrazione. Nel 2011 c'erano 180 miliardi di euro che dovevano essere spalmati sulle imprese. Io faccio un conto molto semplice, sono 180 milioni, quindi 180.000 imprese avevano la possibilità di non licenziare e forse di salvarsi. Noi poniamo un quesito e diciamo: il tutto deve essere sempre indirizzato per la ripresa delle nostre imprese. Se le imprese hanno un po' di ossigeno dalle banche, sicuramente non licenzieranno e sicuramente verrà assicurato uno stop a questa disoccupazione che non è più sostenibile. Da un lato chiedere al nuovo governo di mettere in campo tutte le iniziative concrete e immaginabili per rilanciare l'economia reale e per creare le condizioni per il lavoro a Napoli, nel sud e nel paese in generale. Poi c'è una tematica che ci impegna in prima persona, cioè creare anche qui da amministratori e quindi da sindaco le condizioni perché ci possa essere lavoro. Penso molto all'innovazione, alla creatività, alle vocazioni tipiche della nostra città su cui puntiamo, una città dei giovani, una città internazionale, turismo, cultura, innovazione tecnologica, imprese, tradizioni popolari, enogastronomia, centri commerciali naturali, una Napoli che non violenta e consuma le sue ricchezze naturali, ma le preserva, le valorizza, le fa proprie, le fa conoscere al mondo. Quindi questa è una grande opportunità. Poi ci sono l'aspetto industriale, i rilanci dei territori, le sfide dei tre grandi progetti europei su cui stiamo per partire con le gare, che sono Napoli occidentale, orientale e centro storico, insomma una città viva, una città che sta svoltando e sta vedendo crescere i fiori di un duro lavoro fatto in questi 2 anni.